Telefonata Salvini Di Maio. Il leader 5 Stelle, ci spetta la Camera. Prove di intesa tra Lega e Movimento 5 Stelle. A partire dai presidenti di Camera e Senato. Dopo l'apertura a un governo con i pentastellati, il leader del Carroccio ha chiamato direttamente il candidato premier M5S. Nella telefonata, avvenuta nel tardo pomeriggio, si è parlato appunto delle figure che guideranno Montecitorio e Palazzo Madama. Consuetudine vuole che le forze in campo si accordino sui nomi, solitamente una è lasciata all'opposizione. Un primo contatto definito franco e cordiale. Durante il quale i due hanno concordato sulla necessità di confrontarsi nel rispetto del voto degli italiani. Salvini, come leader del centrodestra, ha poi sentito PD e Liberi e Uguali. A nome della coalizione più votata dagli italiani ho ritenuto mio dovere telefonare a Di Maio, Martina e Grasso, per aprire un dialogo sulle presidenze delle Camere per garantire agli italiani che si perda meno tempo possibile e che si rispetti il voto del 4 marzo, ha fatto sapere Salvini. Rendere più veloci e trasparenti i regolamenti, tagliare vitalizi e spese inutili sarà una nostra priorità. Salvini, governo? No pregiudizi su Di Maio. Ma Berlusconi lo gela? Di Maio chiede la Camera, il leader grillino, da parte sua, non fa mistero delle richieste pentastellate, ho ricordato a Salvini che il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica del paese, scrive su Facebook Di Maio, riportando il contenuto della telefonata, con il 32 dei voti. Pari a quasi 11 milioni di italiani che ci hanno dato fiducia, e che alla Camera abbiamo il 36 dei deputati. Per noi questa volontà è sacrosanta e vogliamo che venga rispecchiata attraverso l'attribuzione al Movimento della Presidenza della Camera dei Deputati. Di Maio ha anche precisato che la telefonata ha riguardato esclusivamente il nodo Camere. Non si sarebbe invece toccato il tema della formazione del governo. Il PD, nella partita dei due presidenti, il PD chiede figure di garanzia. Al telefono con Salvini, il neosegretario reggente Maurizio Martina ha sostenuto la necessità di un confronto istituzionale trasparente tra tutte le forze parlamentari per individuare figure autorevoli e rappresentative, evitando forzature di parte.